Raga, penultimo giorno in quel di Scopello e dintorni, ci vogliamo fare un pranzetto perché mi sembra che non abbiamo ancora mangiato abbastanza. Ci dicevano che questa cialoma non è tanto male. Non è tanto male, intanto la vista è impagabile, mi sembra. Sapete perché non è tanto male? Perché? Perché l'ho prenotato io. Faccio strada. Andiamo. Quindi sei tu il re del posto? Andiamo. Come al solito. Quanto si piace Lello. Minchia, ma che spettacolo! Madonna! Ma tutto spettacolo. Del nostro mare, tutto questo del cos'è? Mondo. Questa è onorata. Ah, minchia! Top, ma è enorme! Topo, certo. Questo no, cos'è? Una palamita? Bravo, sì. Ma quella palamita lì sembra meravigliosa. Questa è il periodo giusto. Tu cosa ci consigli? Qualcosa da assaggiare di questi? Ragazzi, se volete assaggiare o una palamita o questa orata buonissima che potete condividere, magari facciamo questo cartoccio che noi. Palamita, dai, è andata. Ottimo, grazie ragazzi. Grazie a voi. A Scopello, alla Sicilia. Abbiamo il sale di Trapani, abbiamo un sale blu di Persia e questa è una scaglia di sale aromatizzata al limone. Sale affumicato danese, rosa dell'Himalaya e rosso delle Hawaii. Giavani. Sale di Giavani. Raga, siamo venuti a disturbare il lavoro dei cuochi che ci hanno da fare, però ci facciamo svelare qualche trucchetto e qualche informazione in più sui piatti che abbiamo ordinato. Che meraviglia! Ringraziamo lo chef, ti stringo anche la mano e ti faccio i complimenti. Guardate quanta roba c'è, un tripudio. Torno di là a mangiare. Che spettacolo! Condividi metà con me. Vai. Posso? È una roba incredibile. No, è una roba. Sa di arancia. Sì, sì. Viene marinata sia nel succo e poi viene. C'è un po' di polpa. Diciamo nella panurro che c'è all'interno, vengono messe delle scorzette sia di limone che d'arancia. Sai Mario. Vedi che la ventresca del tonno rispetto al tonno, al filetto del tonno, si cuoce molto di più, infatti deve rimanere un po' più cottina dentro. Tutto di qua fa. Allora, questa è una tempura di salvia, quindi la salvia fritta in una pastella e sopra ci sono del novellame. Che cos'è il novellame? Sono i pesci appena nati, quindi si possono chiamare gianchetti, rossetti, sì, bianchetti. Sì. Qua si chiamano novellame. Novellame l'hanno chiamato. Amare. Mai con salvia. Io invece assaggio lo stesso assaggio di Nick, quindi salvia fritta e sopra c'è una tagliatella di seppia fresca. Strabuona. Strabuona. È forse uno dei posti che ho mangiato meglio nella mia vita. I campi, poi sono queste meravigliose conchiglie da pesante. Pazzesca. Raga, la parte buona è questa, anche se il pesce è nobile, questo è il meglio. Ti sto invidiando con quel pane tostato. One shot. Altro assaggio del nostro antipasto di caldi, bruschettina con bottarga di tonno fatta in casa con i tonni pescati da loro. Abbondo e godo.
Allora, se vedete, questa qua è la bottarga di tonno. Cos'è la bottarga? In realtà è la sacca delle uova che viene estratta dal tonno, salata, essiccata, e più stagiona più diventa secca e facile da tagliare. Questa, se vedete, infatti non è troppo stagionata, infatti è ancora un po' morbidina, perché vuol dire che è fatta in casa, no? E quindi è una bomba. Col pane, olio, è la cosa più buona del mondo. Non giuro, è una roba mondiale. Ragazzi, calamaro ripieno, si sente il profumo e la prima cosa che viene fuori è l'agrume, pan grattato, scorza di arancia, succo d'arancia, sale, un pochino di olio d'oliva, prezzemolo, boh, lo assaggio e vi dico di più. È una cosa pazzesca. Vieni qua, Andre. Succo d'arancia. E in realtà pensavamo fosse una palamita, ma poi è un capone, perché è la stagione dei caponi, giusto? Allora, capone cotto al cartoccio. Il capone cos'è? È una sorta di tonnetto palamita, però in realtà ha la carne bianca, non ha la carne rossa come il tonno, per cui deve essere molto più delicato. Sfilettato e servito così. Delicatissimo. Ragazzi, abbiamo fatto un bel pranzettino oggi, devo dire siamo un po' appesantiti. Anche voi oggi siete tipo me però, eh. Abbiamo mangiato tutto, raga. Tutto quello che c'era da mangiare l'abbiamo mangiato. Adesso siamo appena arrivati a San Vito, ci facciamo un giro al Couscous Fest e nulla, continuiamo il nostro giro della Sicilia. Facciamo giusto un chiletto di couscous per non farci mancare nulla. Penso assaggeremo qualcosa anche adesso. Andiamo a fare un giro, dai. Vai. Si va.